Il professor Antonio Maffei è il direttore dell'ITS Academy a Lanciano, si trova questa scuola molto importante per il territorio, soprattutto per formare professionisti nel settore dell'industria metalmeccanica, ma non solo. Allora, l'ITS Academy è specializzata in meccatronica e informatica. Siamo il canale formativo più in linea con le richieste del mondo del lavoro, perché i percorsi ITS sono realizzati in collaborazione con le aziende di Val di Sangro, ma non solo della Val di Sangro. Abbiamo più sedi in Abruzzo, oltre a Lanciano abbiamo la sede di Chieti, Teramo e ad Avezzano anche. E in tutte queste sedi abbiamo stretto collaborazioni con il sistema produttivo locale. Chiaramente la Val di Sangro è il motore industriale dell'Abruzzo ed esprime le aziende più importanti sia per quanto riguarda l'automotive e la meccanica e meccatronica, ma sia anche per quanto riguarda tutto il settore manifatturiero, perché ormai i nostri tecnici sono richiesti anche dai settori farmaceutico, dal settore tessile, dal settore agroalimentare, perché tutti utilizzano l'automazione e i sistemi digitali, per cui noi formiamo i nostri ragazzi. Noi abbiamo la percentuale di occupazione superiore al 95% a un anno dal diploma, tutti i ragazzi trovano lavoro e il 70% viene occupato già durante il percorso, che ha la durata di poco più di un anno e mezzo, di cui mezzo del percorso si fa direttamente in azienda. Damiano Valeriani è un ex studente dell'ITS che ha tratto benefici dalla frequentazione di questo importante istituto tecnico e professionale, perché gli ha dato uno sbocco importante anche a livello lavorativo. Sì, infatti mi hanno permesso di coltivare delle qualità e anche soprattutto professionalizzarmi in quei campi in cui le aziende del Val di Sangro hanno più bisogno, e infatti, come potete vedere, ora sono stato preso in time e lavoro come progettista elettrico. È una scuola che consigli ai tuoi quasi coetanei? Sì, la consiglio, e soprattutto di dargli fiducia, perché è ancora una realtà che è in sviluppo, però c'ha tanto potenziale, la consiglio, sì. Karan è un altro studente che è riuscito a trovare uno sbocco lavorativo. Raccontaci brevemente la tua esperienza. Allora, io subito dopo i miei studi al Da Vinci di Lanciano ho proseguito con l'ITS, una scuola che forma sia teoricamente che praticamente. E io con l'ITS ho partecipato anche alle Olimpiadi Siemens, nella quale siamo arrivati terzi in tutta l'Italia. E la pratica ho proseguito con la Time, un'azienda che opera nella Val di Sangro, facciamo i macchinari per le industrie farmaceutiche e lavoro per la Time come progettista meccanico. Arbin Bektesov, un ex studente dell'ITS, anche lui ha trovato uno sbocco in un'altra azienda della Val di Sangro, la Solis. Ci racconti la tua esperienza? Salve, buongiorno, sono Arbin della Solis. Io ho finito il percorso ITS ormai da un anno, nel 2023. Adesso lavoro per la Solis da un annetto. Io mi occupo della gestione elettricisti, di gestione manutenzione e analisi dati. Il progetto con l'ITS è stato un percorso che mi ha formato molto, mi ha fatto crescere molto. Io lo consiglio a tutti quei ragazzi che vorrebbero un'alternativa valida all'università. È un percorso di alta formazione, apre tanti sbocchi. Io ho ricevuto tante offerte da diverse aziende di lavori di alto livello. Detto questo, lo consiglio. Lo consiglio. Percorso top. Andrea Longo e Luigi D'Alonso, anche loro provengono da un percorso formativo dell'ITS e anche loro fortunatamente hanno raggiunto il loro scopo professionale. Raccontateci entrambi la vostra esperienza. Allora, sì, io ho frequentato l'ITS nel 2019 e ho proseguito, diciamo, con il tirocinio in Taumat, e adesso lavoro in Taumat da 5 anni e svolgo la professione di attrezzista e programmatore macchine utensili. Sì, ciao,
Anch'io sono un ex studente dell'ITS, ormai sono 3 anni che lavoro in Taumat, ho percorso 2 anni di ITS in cui il secondo anno di attività pratica ho svolto le mie 600 ore di tirocinio e diciamo dal giorno dopo che ho finito le mie ore di tirocinio mi hanno contrattualizzato. Adesso mi trovo in Taumat quindi da quasi 3 anni e svolgo l'attività di attrezzista e programmatore di macchine utensili. E passiamo ad un altro studente che frequenta il primo anno dell'ITS. Buongiorno a tutti, io sono Rapino Emiliano e vengo da Mozzagrogna, sto frequentando anche io, sto alla fine del primo anno del corso ITS di meccatronica automazione e devo dire che questo primo anno comunque io venendo già da un mondo tecnico, quindi industriale, però di un altro indirizzo che era quello dell'elettronica, ho imparato sicuramente molte cose in ambito meccanico e ho capito che comunque questo è un settore che col passare del tempo si sta sviluppando sempre di più e nella nostra zona, soprattutto nella Val di Sangro, dove noi abbiamo comunque abbiamo tante aziende, stanno richiedendo molto questi tipi di ragazzi che escono dall'ITS perché vogliono formarli e magari continuare il percorso con loro.